è posta per te, la signora Francesca al trono verdi uomini e donne. Da c'è posta per te a uomini e donne, Maria De Filippi vuole la signora Francesca al trono verdi. Dopo aver conquistato il pubblico di c'è posta per te, la signora Francesca è pronta ad approdare al trono verdi uomini e donne. Maria De Filippi è rimasta molto impressionata dalla donna tanto da invitarla nel suo programma quotidiano. A confermarlo è stata Maria Pia, la sorella di Francesca Pompagini. Le è stato chiesto, immagino che ci andrà fatto sapere Maria Pia. Dunque, Francesca sta per diventare a tutti gli effetti una dama del format Mediaset. Farà concorrenza a Gemma Galgani? Per il momento non è chiaro quando vedremo la signora alla corte di Maria De Filippi, molto probabilmente in primavera, quando verranno registrate le nuove puntate. La storia di Francesca ha c'è posta per te. Francesca ha scritto a c'è posta per te dopo essere rimasta vedova lo scorso anno. Alla redazione di Maria De Filippi ha chiesto di cercare i fidanzati della sua infanzia e adolescenza. I postini della trasmissione hanno così trovato quattro uomini, ma nessuno di loro ha aperto la busta. Quest'ultima è infatti tornata a casa con un pugno di mosche in mano, tanto che in molti hanno chiesto alla moglie di Maurizio Costanzo di invitare Francesca a uomini e donne. Ebbene, detto fatto, Maria non si è fatta scappare questa opportunità e ha subito offerto alla vedova la possibilità di tornare in TV. Anche Tina Cipollari è diventata dama del trono verde. Di recente pure Tina Cipollari, opinionista di uomini e donne, è diventata una dama del trono verde. Dopo la fine del matrimonio con Chico Nalli, la Vamp ha chiesto una nuova chance in amore a Maria De Filippi.